Ciao a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Siamo oggi tornati qui con un nuovo video e oggi parliamo di Gallagher e Traffic. Lo volevo fare da davvero tantissimo tempo, un video su loro due, in primis perché molti di voi me l'hanno chiesto e in secundis perché sono due tra gli artisti a cui sono più legato. Partiamo da un semplice presupposto: o li ami o li odi. Davvero non credo ci siano vie di mezzo, ho sempre sentito parlare di gente che o li ritenesse fortissimi o che li ritenesse due totali incapaci. Indovinate io chi sono, anche perché secondo me se parliamo di loro due parliamo di due tre nomi più caldi nella trap in Italia e anche tra i pochi artisti italiani che fanno vera trap. E vi dirò di più, per come la vedo io sono secondi solo alla Dark, ovviamente del periodo 2016. Possiamo anche considerarli i loro primi figli e a mio avviso gli unici in grado di aver reso onore al 777. Non solo questo, ma ci fottevano proprio insieme. Per esempio Gallagher è proprio il cugino di sangue di Tony F, mentre Traffic dovrebbe essere solo un loro affiliato in quanto non ha legame sanguigno con nessun membro della Dark, ma non ne sono totalmente sicuro. Per come piace pensarla a me, hanno iniziato come shooters della Dark, ma ovviamente questa è un'esagerazione, anche perché shooters in Italia non credo che esistano, almeno che non abbiano a che fare con vere associazioni a delinquere. In America invece, quando si parla di shooters, si intendono quegli individui di una gang a cui vengono commissionati gli omicidi o comunque fare il brutto e insomma tutti i lavori sporchi. Ma questo in Italia, ripeto, dubito che esista, quindi più comunemente potremmo chiamarli i loro cavallini. Ed è proprio sul set di Cavallini, il pezzo della Dark Polo Gang, che Gallagher e Traffic si sono incontrati per la prima volta. Per me questa storia è assurda se pensate che si sono conosciuti sul set della canzone più trap mai fatta in Italia, nonché secondo me l'inno della trap italiana. Sembrano quasi dei predestinati. La prima apparizione musicale di Traffic avviene proprio nel 2016 nell'album Crack Musica, nella traccia Lei mi chiama featuring Tony e Side. Per quanto riguarda Gallagher invece dovremmo aspettare ancora un po' più di tempo, più precisamente agosto 2017, in cui viene pubblicato il video su YouTube di Flex Boy, il suo primo pezzo. Come ho già detto ad inizio video, l'influenza della Dark si nota tantissimo in entrambi gli artisti. Dai, sono morto un chilo addosso, Nike hanno il nostro giro grosso, spie infami non li sopporto, orecchini soltanto d'oro. Chiama sull'iPhone se vuoi la mango, parli di Galla, parli del contatto, tasche grasse dentro porto un palo, roba fresca non metto il metallo, due secondi da 0 a 100, fumo un negro sei con piano in mente. Il 5 ottobre 2017 esce il video di Tuca, il primo singolo di Gallagher e Traffic, tuttora una delle canzoni più epiche che loro abbiano fatto, nonostante la qualità del mix, specie nella strofa di Traffic, non sia delle migliori, ma forse è proprio questo che la rende così bella. È massa 13, guarda con le mani, non ho contatti, sono al contatto, il monte bianco dentro lo zaino, mio cugino chiamaci sull'iPhone, piaccio sti froci li prendo a calci, speedball e stai non fotto due lasci, torna con le mani sono il vero Scarface, bullon solo con i biker, ballman fumo solo backwoods, cazzo di pazzi sono sempre fresco. I due riscuotono anche abbastanza successo e iniziano a prendere sul serio la cosa della musica, magari pensando anche di pubblicare un album ufficiale. Nonostante questo, nei prossimi mesi seguono una serie di singoli di Gallagher sempre con annesso video su YouTube, e tra questi troviamo Ballman Flex, Intro e Jump Boy. Il nome del rapper romano comincia sempre a farsi più grosso. Purtroppo però nel periodo in cui questi pezzi sono stati pubblicati, più nel dettaglio il 24 gennaio, Traffic viene arrestato per spaccio. Gli trovano in casa 500 grammi di erba e 1500 euro cash. Questo inevitabilmente scuote anche un po' Gallagher, che proprio con Traffic stava iniziando a lavorare a della musica, e segue un piccolo periodo in cui non pubblica niente. Questo digiuno verrà interrotto il 31 luglio 2018, giorno in cui esce su YouTube il video di Nasty. Banger devastante, molto ispirato a 6ix9ine, e lo si può già capire dall'intro in cui Gallagher urla Flex Boy nella stessa maniera in cui il rapper newyorkese grida Scam Boy. È tuttora una delle sue hit più rilevanti e il video su YouTube vanta di più di 2 milioni di views. Passata l'estate poi, ad ottobre, Traffic è di nuovo libero, i due possono ricominciare a lavorare a della musica e qui a mio avviso inizierà il loro periodo d'oro, sia per la musica che rilasciano sia per l'epicità delle stories che caricano su Instagram. Sulla cresta dell'hype rilasciano il tanto atteso singolo Magma Vulcano, quello che poi secondo me è il loro pezzo più forte e più hard nella storia della trap italiana. Per farvi capire, io lo metto sullo stesso livello della Trilogy. Ad oggi questa senza alcuna ombra di dubbio è la loro hit che li porta più fama e più visibilità. Su Spotify conta di più di 5 milioni di streaming, canzone che poi esce per un Hero Label, visto che Gallagher aveva firmato un contratto. Infatti il video su YouTube è proprio nel canale di
Oniro. Tuttavia questa avventura con Oniro per Galla durerà molto poco. I due iniziano anche a fare un piccolo tour per diverse città d'Italia e si apprestano a pubblicare il loro primo mixtape di debutto, ma anche in questo caso il destino non li assiste. A marzo entrambi finiscono in galera per aver aggredito dei fan. Ora, questa è una storia molto intricata, nel senso che ad oggi ancora non si è capito bene cosa sia successo. Fatto sta che di nuovo il loro lavoro viene messo in stand by. A sorpresa, a giugno 2019 droppa R1Q17, il primo album ufficiale di Gallagher, che uscirà un mesetto più tardi dalla galera. È composto da 10 tracce, 6 delle quali feat Traffic. Troviamo anche La Young e Biondo, sono tutte canzoni inedite ad eccezione di Nessi, che era già uscita. A mio avviso può già considerarsi un classico di questo genere, nonché un album molto piacevole all'ascolto, soprattutto magari quando si è con amici, e mette in piena mostra la versatilità di Gallagher. Troviamo banger cattivissimi come No Spoiler Music Trap, oppure canzoni più introspettive come Bravo Pischello o Shopping, ma oltre questo Gallagher e Traffic mettono in mostra tutta la loro intesa che abbiamo sviluppato con il tempo. Ma Traffic che fine ha fatto? A differenza di Gallagher non viene rilasciato a giugno, ma uscirà in via definitiva l'11 maggio 2020. Però questa volta, quando uscirà di galera, le cose cambieranno definitivamente e non tornerà mai più a collaborare con Galla. Innanzitutto il fatto che fosse libero viene annunciato sul profilo Instagram di Tony F, che poco prima aveva anche spoilerato la sua entrata in 777 Ent. Proprio 3 giorni prima, l'8 maggio 2020, è presente in Dark Boys Club, l'ultima fatica della Dark Polo Gang. Cosa è successo però tra i due? Ad oggi noi sappiamo poco e nulla, abbiamo solo qualche stories in cui l'uno dà dell'infame all'altro, ma non sappiamo effettivamente quale motivo abbia portato all'allontanamento. Fatto sta che Galla ora come ora sta lavorando al suo nuovo mixtape, El Sicariato, e l'uscita del primo singolo, Dreco, sembra essere molto vicina. Traffic anche stava lavorando a della musica, molto probabilmente targata 777 Ent, e era già plaggato con diversi artisti, fino a che non ha avuto la splendida idea di recarsi a casa della sua ex fidanzata Grelmos per probabilmente chiarire, o quantomeno cercare di farlo, finendo così di nuovo arrestato e in carcere. In merito all'arresto si sa davvero poco, non si sa quanto tempo possa stare in carcere, anche perché lo stesso Tony F, che aveva annunciato la sua uscita dal carcere, non ci ha fatto sapere nulla. Nuovamente la carriera di Traffic deve interrompersi. Chissà se a sto giro, con l'uscita dal carcere, troverà la Dark che lo riaccoglierà tra di loro, oppure c'è qualche possibilità di riunione con Gallagher, anche se onestamente la vedo molto difficile. Io da fanboy di entrambi non posso far altro che augurarmi che riescano a risolvere i loro problemi e che tornino a rilasciare nuova musica, in quanto a mio avviso formavano un duo veramente micidiale. Voi cosa ne pensate di Gallagher e Traffic? Pensate che ci sia una possibilità di riunione? Siete in hype per Il Sicariato? Preferite Galla o Traffic? Fatemi sapere tutto questo qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, l'avete trovato interessante o avete scoperto qualcosa che non sapevate, come sempre vi invito a lasciare un mi piace. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, condividete questo video con quanta gente volete e potete. Noi ci vediamo con un prossimo slap.